Anche quest'anno Siracusa partecipa alla giornata mondiale sulla consapevolezza, sull'autismo, anche se forse bisognerebbe utilizzare il plurale, diventano giornate. Sì, la programmazione è molto ampia perché riguarderà appunto 3 giornate, la prima è sabato con l'allestimento dell'antico mercato e tutta una serie di iniziative che saranno lì dentro, tra cui la presentazione della mostra di un progetto che il Comune di Siracusa insieme all'ANCSA e Neuropsichiatria sta portando avanti nelle scuole, l'accensione della fontana come ogni anno che è appunto il simbolo del blu della giornata, dell'illuminare un monumento all'interno delle città e poi il 2 partecipiamo come Siracusa Città Educativa e come ANCSA e come associazioni che stanno all'interno del circuito di città educativa all'abbracciata collettiva, 30 ore di nuoto per l'autismo a Melilli con l'organizzazione della TMA e poi l'ultimo incontro, sicuramente quello più importante perché ha l'obiettivo di costruire uno strumento che è il 4 al Corbino, ci incontriamo SR, neuropsichiatria, tutti i vari organismi interni alla scuola e gli istituti comprensivi per lavorare alla strutturazione dello sportello scuola autismo che è oggi parte integrante della riforma sulla buona scuola. Quindi anche a Siracusa la volontà è quella di attivare uno strumento che è fondamentalmente formativo per gli operatori scolastici, gli insegnanti che hanno poi il contatto diretto anche a scuola con i bambini con autismo. Sì, l'incidenza del dato oggi sull'autismo è molto alto, su 157 casi di ragazzi, di bambini che seguiamo agli istituti comprensivi abbiamo un dato che si attesta al 37% insomma, della presenza di questi bambini nelle scuole e l'obiettivo dello sportello è quello di lavorare alla formazione di competenze specifiche per gli insegnanti di sostegno, un percorso di ascolto rivolto alle famiglie e l'ultimo che è la parte non meno importante, quella di sensibilizzare gli alunni che si trovano all'interno delle classi con la presenza di questi bambini a che cos'è l'autismo, effettivamente come accogliere i loro compagni di classe. Simone Napolitano, questo gap, chiamiamolo così, del mondo scolastico state cercando di recuperarlo anche adesso in corsa con il progetto Trame. Assolutamente, questo è un progetto pilota, è uno dei tanti progetti che ci stiamo attrezzando ed operando per proporli all'interno delle scuole, appunto per sensibilizzare i bambini. Iniziamo dai più piccoli, perché c'è tanta carenza, le scuole ancora oggi non sono preparate, o meglio non tutte le scuole sono preparate, attrezzate per accogliere alcuni tipi di bambini, nella fattispecie i bambini affetti da autismo, e quindi noi con questi progetti cerchiamo sempre di più di formare i docenti, gli insegnanti, ma soprattutto i bambini che poi condivideranno con i nostri bambini e bambine quegli anni di scuola. Inclusione poi è la parola chiave, tant'è che avete creato questi laboratori con Trame dove si sta tutti insieme. Assolutamente, infatti questo progetto ideato l'anno scorso, a distanza di un anno siamo riusciti a farlo finalmente, perché non è semplice strutturare un progetto del genere. Appunto questo progetto Trame è stato creato per far collaborare a stretto contatto i bambini normodotati con i nostri bambini e ad oggi sta riuscendo benissimo. Io che lo vivo, che partecipo sia con mio figlio che come presidente, credimi, è una ti danno delle emozioni uniche. Stanno aiutando queste giornate, no? Siracusa oramai partecipa da diverso tempo alla giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, stanno aiutando a far maturare coscienza, consapevolezza e anche relazione nei confronti di chi è affetto da autismo? Sì, queste giornate aiutano sicuramente perché comunque accendono i fari anche a livello nazionale, nelle reti nazionali, però è anche vero che noi non ci limitiamo alle giornate 1-2 aprile, perché noi l'autismo lo viviamo 365 giorni l'anno, quindi per noi è importante focalizzare l'attenzione ogni singolo giorno, perché le famiglie hanno bisogno di essere supportate giornalmente dalle istituzioni dove spesso promettono, spesso si parla, ma poi di fatto di concreto c'è poco, quasi nulla.